giorno bisogna sottolineare gli investimenti in incendi.it e sai con TradingNavigator.it faccio la mia consueta analisi ciclica fatta con il software da me ideato, il Cycles Navigator che trovate su TradingNavigator.it. Adesso sono le 16:15 del 20 dicembre, iniziamo qui in alto dal ciclo trimestrale. Con questo software, che è un software avanzato, non c'è niente di questo livello in commercio per fare analisi ciclica e trading sui cicli. Abbiamo il ciclo trimestrale che è iniziato il 16 sul minimo del 16 novembre, ancora in forza. Ora, per andare verso la sua metà, ci potrebbe essere anche, ci sono due possibilità: o inizia un po' di correzione che può proseguire fino a fine dicembre, primo gennaio, oppure leggera correzione, poi nuovo massimo, area di massimo, vedete queste aree qua, dovete leggere questo indicatore ciclico, che è chiamato anche battle plan, come un indicatore di tempi, non esattamente di forze, quindi qua ci può essere anche un massimo superiore, non necessariamente inferiore. So che in quest'area qua ci può essere un'area di massimo, che può essere o inferiore a questo qua o superiore, adesso non lo so, ma certamente andando a fare un'analisi multiciclica, che è l'unico modo di fare analisi corretta sui cicli, si può cercare di interpretare cosa può avvenire. Quindi comunque vedete anche l'indicatore ciclico in basso che è una velocità ciclica, poi ce ne sono molti altri qua, eh. Io ho altre velocità cicliche che posso utilizzare, ho degli oscillatori centrati, insomma, ho parecchie cose, parecchi strumenti che mi possono permettere di fare un'analisi ciclica di altissimo livello. Inoltre gli indicatori che vedete sono adattivi, ovvero se li usiamo standard, vedete, sono quelli secondo delle durate medie dei cicli, che in questo caso il trimestrale sono 64 giorni. Adesso la durata prospettica è molto analoga, ma se ho durate maggiori, facendolo adattivo, tutti gli indicatori si adattano alla durata del ciclo che io vedo. Vi ricordo che i cicli si misurano a partire dai minimi, non dai massimi, è sbagliato perché i massimi sono molto più irregolari, quindi i cicli si centrano soprattutto sui minimi, non sui massimi. Perché sento ogni tanto qualcuno che fa analisi anche ciclica partendo dai massimi, ma è assolutamente sbagliato, cioè dal punto di vista statistico è sbagliato, lo si può dimostrare dal punto di vista statistico. Scendiamo di livello e andiamo a vedere non il ciclo metà, cioè il ciclo metà trimestrale, ma scendiamo di livello, anche perché è interessante da vedere, che è il ciclo 3 mesi più 1, che è un ciclo che può durare 2 settimane. È interessante perché grazie alla flessibilità della linea bianca, io posso farla in maniera diversa, vedete questa linea bianca come posso cambiarla in modi diversi a seconda di come è l'andamento ciclico, cerco appunto di farla aderire meglio i prezzi. In base a questa linea bianca si può vedere come probabilmente l'andamento dell'Eurostoxx, qui sono dati a 15 minuti in real time che forniamo noi direttamente, prima erano dati a un'ora, e vi assicuro che questi, chi mi segue sul mio sito Investimenti Vincenti per i miei abbonati, queste forme sono giorni che non le sto cambiando, queste sono, le modifico leggermente, ma queste sono, quindi poi i cicli, una volta che assumono una forma, la mantengono per un po' di tempo, quindi io posso fare trading e fare analisi piuttosto precisa. Vedete che in questo caso sembra diviso in 3 cicli, il primo che è durato circa 5 giorni, il secondo che anche questo sarà breve, poi ce ne sarà un terzo, quindi alle volte i cicli non hanno struttura a 2 sottocicli, ma tre, e questo strumento mi aiuta a individuarlo. Se fosse effettivamente così, potremmo avere adesso sul ciclo settimanale, e lo vediamo, scendiamo adesso, vediamo il ciclo a partire da questo minimo qui, quindi a partire dal minimo del 17, dove è partito l'ultimo ciclo settimanale, cicli brevi, perché si accorciano, i cicli sono a fisarmonica, non possono essere costanti. Ma grazie a questi indicatori, analisi multiciclica, io posso individuare. Quindi adesso vi sto facendo vedere il ciclo settimanale a partire da questo minimo. Ed eccoci qua sul ciclo settimanale, sempre con la sua media mobile, che è una media mobile centrata indicativa di questo ciclo, e la sua velocità ciclica. Poi ce ne possono usare altre. Io mo mostro questi indicatori ciclici perché sono i più semplici e che la maggioranza delle persone conoscono. Vedete che ho messo tra standard e adattivi, vedete come cambiano le forme. Perché? Perché mettendo adattivi, in base alla lunghezza di questo ciclo prospettica,
tutti gli indicatori cambiano e questo è il modo più corretto di fare un'analisi ciclica. Come vedete adesso sono circa le 16:20 del 20 dicembre, potremmo avere ancora un po' di forza, possiamo anche vedere i giorni, ecco queste linee blu sono i giorni, potremmo avere un po' di forza per oggi, un pezzo di domani e poi un po' di debolezza, anche se si potrebbe accorciare questo ciclo per diventare più simile a quello precedente e potremmo avere magari debolezza a partire già da domani mattina. Consideriamo che domani è il giorno delle tre streghe, cioè quando scadono future opzioni. Ora, scendendo ancora di livello, quindi direi che l'Eurostoxx è meno probabile, cioè al limite può fare qualche massimo leggermente superiore, vediamolo sui prezzi in real time, vediamo qui, questo sono quelli che faccio vedere, i grafici nel momento che faccio vedere nel video del martedì, mi segue. Potrebbe fare dei massimi sopra 2663, ma non tanto, cioè, è meno probabile che lo faccia adesso, casomai lo può fare nel prossimo ciclo settimanale. Quindi io mi aspetto che magari faccia un'altra di massimo uguale o leggermente superiore a quella precedente, poi scenda domani e al limite anche lunedì per chiudere questo ciclo settimanale. Questo ovviamente, questa è la lettura statica, poi la lettura dinamica con i prezzi in real time. E guardando i cicli inferiori posso essere molto più preciso, chiaramente. Posso essere molto più preciso. E per essere più preciso andiamo a vedere il ciclo giornaliero. Qui è interessante vedere, e vi assicuro che questa linea bianca io l'avevo già disegnata ieri pomeriggio, e vedete come sta rispettando benissimo. Ieri pomeriggio praticamente eravamo qua, intorno alle 16 di ieri. Vedete come poi lo sviluppo è stato molto preciso rispetto a questo indicatore bianco. E capite che quando il mercato si comporta così, fare trading è molto più profittevole e molto più semplice, molto più preciso. Giusto per farvi vedere, vi faccio vedere il report che ho fatto stamattina per i miei abbonati, in cui dicevo di entrare, questo l'ho pubblicato alle 9:20, di entrare long sopra 2650, massimo 9-10 punti di take profit, quindi 2660 massimo, stop loss a 2640. Andiamo a vedere, eravamo quando l'ho pubblicato, eravamo qui più o meno, questi sono 15 minuti, è stato rotto 2650, siamo arrivati come massimo a 2662, quindi target price preciso, tutti i livelli che ho dato su base ciclica, ma sfruttando queste indicazioni che mi davano questi grafici molto precisi, perché quando sono così precisi anche il trading diventa così preciso. Quindi lo sviluppo adesso, che sono le 16:20 passate da poco, ci potrebbe essere ancora un pochettino di tentativo di rialzo, ma poi a partire dalle 18:30, 19 di stasera potrebbe iniziare debolezza. Ovviamente sempre, io non è che anticipo i movimenti devono essere sempre confermati da rottura di prezzo, non esiste che entro in anticipo sui mercati, lo posso fare al limite con le opzioni, ma entro sempre alla rottura di un certo livello. Per esempio adesso potrebbe essere, e quindi segnatevelo, questo livello qua che è 2655, andiamo a vederlo su un grafico più preciso, che è questo, che è 2653, per essere più precisi, perché quelli sono andati chiusura a 5 minuti, questi sono più precisi. Quindi sotto questo livello che è 2653 si potrebbe entrare short, si potrebbe arrivare tranquillamente, guadagnare, arrivare fino a questo minimo, quindi circa 9-10 punti, stop loss abbastanza stretto, cioè qua sopra 2662, che andiamo a vedere più precisamente, quindi 2653, 2662, lo stop 10 punti di guadagno, quindi si può portare a casa 10 punti di guadagno con 10 punti di stop loss, ma con buone probabilità. Soprattutto questo avverrà nella seconda parte della giornata, o meglio nella seconda parte di questo ciclo, cioè dopo le 18:19. Posso anche utilizzare gli indicatori di volumi che mi permettono di individuare le situazioni migliori, cioè dove i prezzi hanno avuto più scambi volumetrici. Questo è un po' più complicato, magari lo vedremo un'altra volta. Bene, avete capito come con questo strumento si può fare un'analisi ciclica di un certo livello, potete stabilire gli obiettivi e gli andamenti futuri prospettici e poi attraverso un'analisi multiciclica cercare di essere più precisi e più tempestivi. Ci vediamo a un prossimo appuntamento, comunque io regolarmente ogni 5 settimane faccio un video di analisi e eventualmente di suggerimenti di trading.